Flavio Giuseppe racconta in questo modo il trionfo di Vespasiano dopo la guerra giudaica. Era ancora buio quando tutto l'esercito, uscito inquadrato, corte per corte, centuria per centuria, sotto i rispettivi comandanti, si dispose non davanti all'ingresso dei palazzi imperiali, ma nei pressi del tempio di Iside, dove gli imperatori avevano dormito quella notte. Con l'alba, Vespasiano e Tito uscirono, recanti entrambi una corona d'alloro e con le tradizionali vesti di porpora. Raggiunsero il portico di Ottavia, dove si trovava il senato ad attenderli, i magistrati e i cittadini dell'ordine equestre. Davanti al portico era stata innalzata una tribuna su cui erano posti due seggi d'avorio e, una volta che si sedettero, i soldati cominciarono ad acclamarli con una sola voce. Gli imperatori non erano in armi, ma portavano vesti di seta con sul capo una corona d'alloro. Vespasiano, dopo aver ricevuto le loro acclamazioni, fece segno di tacere. Improvvisamente si fece un profondo silenzio ed egli, alzatosi in piedi e ricopertasi la testa col mantello, pronunciò le preghiere di rito ed anche Tito pregava.